Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di 7 fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re a forza di flagelli inerbate a cibarsi di carni suine proibite. Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 7 figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Esortava ciascuno di loro nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile diceva: «Non so come siete apparsi nel mio seno. Non io vi ho dato il respiro e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore dell'universo che ha plasmato l'origine dell'uomo e ha provveduto la generazione di tutti, per la sua misericordia vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi». Antioco, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, esortava il più giovane che era ancora vivo, e non solo a parole, ma con giuramenti prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice se avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l'avrebbe fatto suo amico e che gli avrebbe affidato alti incarichi. Ma poiché il giovane non badava per nulla a queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo. Esortata a lungo, ella accettò di persuadere il figlio. Chinatasi su di lui, beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua dei padri: «Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno di tuoi fratelli accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia». Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: «Che aspettate? Non obbedisco il comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio». Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a mercoledì 17 novembre 2021. Oggi ricordiamo Santa Elisabetta di Ungheria, religiosa. Abbiamo letto questo testo che ormai conosciamo bene, nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, dai versetti 20 al 31. È sicuramente un testo che ogni volta che lo ascoltiamo ci fa pensare. Pensate che, scusate la ripetizione, i 7 Maccabei, le loro reliquie si trovano nella cripta sotto l'altare della confessione di San Pietro in Vincoli, e vi è un sarcofago del IV secolo che contiene le loro spoglie, diviso in 7 scomparti. E quando fu rinvenuto sotto la predella dell'altare maggiore nel 1876, fu trovata una lamina di bronzo dell'autentica delle reliquie. E quindi abbiamo i nomi dei 7 fratelli, che voglio dirvi, che sono Aber, Acasfo,
Arazfo, Giacomo, Giuda, Macabco e Macuro. E furono martirizzati. E come abbiamo appunto sentito, circa nel 168 a.C. e poi traslati in San Pietro in Vincoli nel pontificato di Papa Pelagio I nel 566-61. Beh, credo che abbiamo un motivo in più, no? per pregarli. Un motivo in più per chiedere al Signore la grazia di essere come loro, adesso che stiamo affrontando il testo sulla morte. Come loro e come la sua mamma. Questa donna che sa essere consigliera di una morte santa in nome della legge di Dio. Che bella questa cosa della lingua dei padri. Avere un linguaggio, avere persino un linguaggio, una lingua riservata, unica. Ascolto il comando della legge. Non temere questo carnefice, accetta la morte perché ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli. Accetta la morte. E dobbiamo imparare anche noi ad accettare la morte. Lo stiamo leggendo in questi giorni. Vedete come ritorna, no? Questo tema della morte. E siamo arrivati al paragrafo secondo del capitolo terzo, chiedere la grazia di ricevere santamente il viatico. E qui il beato Alberione cita Giovanni 6. 31-35, il testo sull'Eucaristia. Questo discorso, scrive, contiene la promessa dell'Eucaristia. Certamente in punto di morte noi sentiremo più che negli altri tempi la bellezza di questa divina promessa. Mangia la mia carne e vivrai in eterno. Mentre la vita ci sfuggirà. Vedendo le nostre ore già contate ridotte poche, la promessa di una vita che non finirà, quanto ci sarà di conforto e di consolazione. L'ostia santa è un divino germoglio di vita. Certo, aggiungo io, per chi ci ha creduto nella vita di tutti i giorni, per chi l'ha trattata come va trattata, per chi l'ha adorata per come va adorata, per chi l'ha amata come va amata, per chi l'ha desiderata come va desiderata, per chi si è preparato come bisogna prepararsi a riceverla. Perché per gli altri non sarà niente di più, niente di meno che un pezzo di pane. Ma neanche ci verrà in mente. L'albero della vita naturale verrà atterrato. Un nuovo innesto verrà fuori dalla cenere di quest'albero. E questo innesto sarà animato dalla vita di Gesù. Noi siamo suoi membri. Sentiremo che unendoci a Gesù nell'Eucaristia noi vivremo della sua vita eterna. Oh, che possiamo in quel momento ricevere la Santa Comunione, riceverla con fervore.
chiediamola sempre questa grazia e meritiamola facendo delle comunioni sante. Allorché un'anima per anni ed anni con fedeltà, con amore, con sacrificio si è comunicata quotidianamente, ecco, vedete, ella ha meritato tanto presso il Signore. Ed eccola là, quel buon servo di Dio, ammalato, affranto, sfinito, le sue labbra non possono quasi più pregare, i dolori l'hanno inchiodato in quel letto e quasi non può più fare movimento, ma il suo cuore è acceso, egli ha amato Gesù. In quel momento Gesù si partirà dalla Chiesa, portato a mano da un buon sacerdote, e questo figliolo, supponiamolo, un religioso, che non ha cercato altri che Gesù, egli ha dato il suo cuore a Gesù ogni giorno, e Gesù l'ha amato, ed ora si incontrano i due amici sul letto di morte. Che felice incontro quando quest'anima potrà dire: mi sono consumata di amore. E Gesù risponderà: e io sono il sommo bene, io sarò con te, la tua ricompensa sarà molto grande. Secondo mezzo: fare i 9 primi venerdì del mese. Avete visto? Il beato Don Alberione cita anche lui, vedete in questo testo di Novissimi, quante indicazioni pratiche, assolutamente concrete, ci dà questo beato. Fare i primi 9 venerdì del mese, ecco la grande promessa di Gesù stesso. Io prometto, nell'eccesso della mia misericordia, che coloro i quali per 9 venerdì, il primo venerdì, si accostranno alla comunione, non moriranno all'improvviso, o senza i santi sacramenti, o in mia disgrazia. Grande promessa legata ad una pratica così facile, fare 9 comunioni al primo venerdì per 9 mesi consecutivi. Eppure, quanti ancora non l'hanno mai fatta? E quanti non la conoscono? Incredibile, ma vero. E perché non essere noi un po' apostoli di questa pratica? Perché non farla conoscere noi? Perché ogni primo venerdì non portare un amico nuovo a iniziare questa pratica? E perché farlo una volta sola nella vita? Perché non farla sempre? Finito un ciclo, iniziare un altro. Per noi, scrive, la comunione è cosa così consueta che quasi non ci ricordiamo di essere il primo venerdì. Ma mettiamo l'intenzione ora. Poi, ancorché ci dimentichiamo, sarà sufficiente. Ma sia la comunione molto fervorosa. Ai nostri giorni la pratica dei primi 9 venerdì è così estesa che vedete anche dei cristiani che in altri tempi vi sembrano indifferenti, che finalmente si scuotono in quel giorno. Scuotiamoci anche noi, che dobbiamo precedere la comune dei santi. Sì, io ovviamente sono il signor nessuno rispetto al beato Don Alberione, mi permetto però di dire che sì, va bene mettere adesso l'intenzione fino alla fine della nostra vita, va bene, però credo che sia un esercizio importante imparare a farlo ogni primo venerdì. Cioè, il primo venerdì non può essere come tutti gli altri venerdì. E quindi è necessario imparare a mettere l'intenzione. Esattamente quel giorno, in quella messa. Io cerco di ricordarvelo sempre, però anch'io morirò. E quindi imparate a ricordarvelo voi, a segnarvelo voi, a ricordarlo agli altri voi. Ed è vero però, è vero che il primo venerdì c'è sempre stata molto più gente alla messa. Sintomo che questa cosa comunque è passata. Stavo guardando il passo successivo. Terzo, come chiedere la grazia di ricevere santamente l'estremunzione. Qui cita Giacomo 5, 14, 16. Ecco qui il santo sacramento dell'estremunzione. Perché si chiama estremunzione?
perché è l'ultima unzione. Questa è la ragione. Ah, se diciamo che gli diamo l'estrema unzione, pensa che, se, che muore. Eh sì, certo. Potrebbe essere che morirà. O potrebbe anche essere che magari non muore. L'estrema unzione è principalmente l'effetto di sciogliere l'anima dagli ultimi debiti contratti da Dio, e cioè da certi peccati veniali, da certe colpe che magari erano state dimenticate o non si saranno più potute confessare, di togliere quelle pene che ancora si dovrebbero soddisfare nell'altra vita, almeno in parte, e di dare anche la salute corporale se è volontà di Dio e utile ed espediente per l'anima. E particolarmente l'estrema unzione porterà conforto, pazienza, serenità, amore di Dio, disposizione, insomma, a sopportare il male e accettare convenientemente la morte, se tale è il volere di Dio. Questo sacramento è calunniato. Sacramento tramandato e quasi cacciato là, quando il malato ormai è fuori dai sensi. Vedete? Ecco, tramandato nel senso di rimandato, posticipato. Come se le cose più sante dovessero confinarsi a quei momenti in cui l'infermo è incosciente, e quindi quando il sacerdote, il sacramento più non gioverebbe o raramente, e certo scarsamente. Ah, che torto a Dio! E questo sotto il pretesto di carità verso l'infermo. Carità inconcepibile veramente per i cristiani che hanno fede, carità crudele. Ma noi meritiamoci la grazia di ricevere per tempo e con le dovute disposizioni questo sacramento. Io spero che se ci fosse qualcuno accanto al mio letto mentre sto morendo, che gli dovesse venire questa idea, io spero che ci sia un'anima pia che si alzi, gli dà un bel calcione nel sedere, lo sbatte fuori dalla porta. Perché questa non è carità, credetelo. Questa è veramente, ha ragione Don Alberione, questa è veramente crudeltà, questa è cattiveria, questa è mancanza di fede, proprio è tutto il contrario. È vero che è un sacramento calunniato, c'ha ragione, che è un sacramento rimandato, è vero, cacciato là. Che cosa serve? Perché darlo quando uno è incosciente? Come se dovessimo, come i ladri, entrare di nascosto. Ma che cosa vuol dire? Ma viviamolo tutti insieme, stiamo lì a viverlo insieme, aiutiamo a viverlo bene. La mia nonna ricevette questo sacramento, non so dirvi quante volte, ma mica è morta subito dopo la prima. Lo si riceve in vista di, in preparazione a. Dobbiamo imparare a dire alle persone. Ma che uno sta morendo, ma quando si impara a fare questo? Quando si impara a parlare della morte da vivi? È solo che non ne parliamo, e questo è il punto. Non se ne parla. Non si parla di Gesù, non si parla della vita spirituale. Non so se l'avete notato, proprio tra i credenti, tra i cristiani, è difficile parlare, vederli parlare della vita spirituale, parlare delle cose celesti, parlare di Dio. È difficile. Sia come pudore, sia come vergogna. Parlare della morte, poi. Ecco alcuni mezzi. 1. Assistere bene i moribondi e gli ammalati che noi stessi avremo. Quando vi è un ammalato bisogna pensare in primo luogo alla sua anima. L'infermeria è da santificarsi. Vi sono di quelli che vengono ammalati durante la malattia, fanno quasi un corso di esercizi, riflettono, entrano in se stessi, si guariscono con la divina grazia, si rialzano migliorati e cambiati. Ma vi sono degli ammalati, specialmente fra i giovani, che finiscono tante volte per divina grazia di guarire nel corpo, ma peggiorati viceversa e ammalati ben più gravemente forse nello spirito.
santificare i dolori, santificare i giorni di malattia. 2. Se abbiamo da assistere a malati, citare la pazienza, l'unione con Dio, la speranza nel crocifisso, a recitare le orazioni secondo la possibilità, anche brevissime ma frequenti, e citarli al bacio del Vangelo, e citarli a fare la novena del bacio e della lettura di almeno qualche versetto di Vangelo. Pensate, la novena del bacio e della lettura del Vangelo. Mai sentite queste cose, vero? Certo. Non leggiamo i santi. Non leggiamo i santi, e quindi, specialmente in quello che più si riferisce alla passione di Gesù Cristo, con questa pratica, che bel triduo, che belle novene si potrebbero fare. La novena del bacio e della lettura e meditazione della passione di Gesù. Pensate, facciamo questa novena, bello questa cosa, magari con una nonna anziana, con una persona che non sta bene. Se l'ammalato si aggrava, pensiamo per tempo ad aiutarlo con tanta carità a ricevere i sacramenti. San Camillo dell'Ellis, tanto devoto di Gesù agonizzante, assisteva i malati con amore. Qualche volta gli angeli venivano a suggerirgli sensibilmente le orecchie e le parole da dire all'ammalato, e quindi il suo nome fu aggiunto nelle litanie dei santi. Si ricevono per tempo i sacramenti degli infermi, non crediamo di fare troppo presto. Per farci santi non è mai troppo presto, tanto più quando si prevede che la fine della vita sta per avere compimento. Chi ha tempo non aspetti tempo, rimandare è rischiare, e nessuna sicurezza è soverchia quando in gioco l'eternità, dice Sant'Agostino. Altro mezzo, la devozione a San Giuseppe, protettore dei moribondi. Egli ebbe la grazia di morire tra le braccia di Gesù e di Maria, e perciò noi abbiamo questa devozione speciale a San Giuseppe, protettore degli agonizzanti. Si ripetano bene le giaculatorie, si recitano litanie, si reciti la sua coroncina, ossia i sette dolori e le sette allegrezze di San Giuseppe. Specialmente poi si cerca di santificare il primo mercoledì del mese ed il mese di marzo dedicati in suo nome. Recitiamo ancora un'altra parte delle raccomandazioni dell'anima e cantiamo Te Iosef in onore di San Giuseppe. Allora abbiamo il primo mercoledì del mese in onore di San Giuseppe. Sapete che il mercoledì è un po' tutti i mercoledì sono un po' il giorno dedicati a San Giuseppe, no? Sì, almeno io ho sempre celebrato, quando celebravo in pubblico, ho sempre celebrato la messa votiva di San Giuseppe il mercoledì, giovedì la messa votiva dell'Eucaristia, il venerdì la messa votiva del preziosissimo sangue e il primo venerdì del mese Sacratissimo Cuore, e il sabato la messa votiva alla Vergine Maria. Il lunedì è San Giuseppe, il martedì ai Santi Angeli. Scusate, il lunedì è lo Spirito Santo, il martedì ai Santi Angeli. Ecco, allora, santifichiamo il primo mercoledì del mese in onore di San Giuseppe. C'è anche la riparazione del tradimento di Giuda, delle anime consacrate, vi ricordate, no? Il primo giovedì del mese, quello della Beata Alessandrina. Venerdì, Sacro Cuore. Primo sabato, il Cuore Immacolato, vedete, la settimana dei primi, così l'abbiamo sempre chiamata. Bene, e vedremo domani come usare dei mezzi di santificazione. Sarà molto bello. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.